Uè, bentornati all'Infiltrato, la serie nella quale penetro nei gruppi più interessanti del web per studiarli dall'interno, nel luogo in cui si sentono più sicuri. Forse penetrare non è il verbo più azzeccato, ma ho finito i sinonimi di intrufolare. In queste settimane si sta molto tornando a parlare di aborto. Tra gli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha di fatto bloccato il diritto all'aborto a livello federale, e l'Italia, dove ad esempio ad aprile dovrebbero esserci stati dei cortei contro l'aborto. Dico dovrebbero perché non ho trovato manco una foto, ma neanche sui siti delle associazioni stesse. Raga, le basi del marketing, facevo più rumore io con le pizzate delle superiori. E poi il 22 maggio, che è l'anniversario della legge 194, quella che sancisce il diritto all'aborto in Italia. Quindi, quale momento migliore per fare una bella puntata a tema aborto? Aborto, boh, che brutta parola, aborto. Così brutta, aborto. Borragine, carciofo, broccolo, rotoballa di fieno. Prima di cominciare il video alla vecchia maniera, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace nel caso poi doveste accorgervi a un certo punto che il video vi piaccia. Così mi aiutate a crescere e a far capire a YouTube e al suo algoritmo cattivo che è proprio un bel canale. Anche perché ho detto già abbastanza volte la parola aborto da quando è iniziata la puntata, da essere pressoché sicuro della demonetizzazione con accessorio anche esorcismo in omaggio da parte di Google. Quindi, cominciamo. Leggiamo un po' le presentazioni dei nostri bei gruppi pro vita. Gruppo per parlare dei valori prematrimoniali e nel matrimonio tra uomo e donna, inteso alla procreazione secondo il disegno di Dio. No ai matrimoni tra lo stesso sesso. Gruppo contro l'aborto procurato. No all'utero in affitto. No alle adozioni gay. E le parole chiave ci sono tutte. Potremmo riassumere la filosofia pro vita con la seguente immagine. Sostenere l'aborto in nome dei diritti umani nega i diritti umani dei nascituri. Quindi, sintetizzando al massimo, l'etica, l'ideologia, la filosofia pro vita pone al centro l'interesse di salvaguardare il diritto alla vita o diritto alla nascita del nascituro. Detto ciò, andiamo un po' a guardare come viene definito l'aborto. L'aborto è un omicidio di un bambino nel grembo materno. Questa è scienza e buonsenso. Tutto il resto è ideologia. Abroghiamo la legge 194. L'aborto è la principale causa dei mali, del declino e delle catastrofi che si abbattono sull'umanità. La tocca piano. Raga, io vi avviso, andrò spesso, spessissimo sopra le righe in questo video. Non vi offendete. Nessuno qui sta dicendo che l'aborto debba diventare uno sport da praticare ogni venerdì sera mentre si fa un'ape sui navigli. Non è questo che voglio dire. Non posso nemmeno immaginare cosa debba provare una donna che debba decidere se ricorrere o meno all'interruzione di gravidanza. Non è quello il mio interesse. È che, insomma, l'ideologia messa in campo in questi gruppi è un po', come dire... L'aborto è un genocidio di Stato. È un olocausto senza fine. Ditemi qual è la differenza tra l'aborto e il nazismo. Io penso nessuna. Sì, con il dittatore Adolf Hitler che vuole invadere la Polonia bombardandola di feti. Comunque, al parallelismo con il genocidio si associa una forte componente religiosa, preponderante in questi gruppi. Di tutti i peccati che abbiamo commesso, non c'è niente di più tremendo dell'aborto. Grazie all'aborto, ogni volta che si uccide un bambino, quello è un sacrificio satanico. Passeremo alla storia come popolo di uno stato omicida. Con le leggi di Dio non si scherza. Questi crimini attireranno su di noi tutti i grandi castighi dal cielo. Servono tanti atti di riparazione. C'è poco da ridere. L'aborto è uno dei quattro peccati più gravi che attirano l'ira di Dio. Ma ragazzi, tranquilli, non c'è solo il male in campo. Sono pronte le nuove immaginette volute dalla Madonna dove c'è l'invito alla preghiera per il peccato dell'aborto. Tutti possono pregare per gli altri perché è un atto di carità cristiana per chi è lontano dal confessionale. Acquistatele su! Madonna, cos'è sta roba? Ma davvero la Madonna ha voluto tutto questo? Cioè, devi stare attento a camminare praticamente. Cioè, un attimo che ti distrai e... La vita è sacra, dono di Dio. Salvate queste creature innocenti che gridano aiuto. Con che coraggio uccidete questi angioletti innocenti? Non deve essere facile gridare aiuto dal grembo materno. Comunque, dovete sapere che secondo alcuni, questi poveri feti abortiti sarebbero condannati per l'eternità, perché morirebbero senza aver ricevuto il battesimo, finendo quindi nel limbo. Quindi, naturalmente, qualcuno si chiede: caro,
Ma i feti prima dell'espianto li battezzate? O dopo la tortura li mandate pure nel limbo per l'eternità? L'anima degli embrioni non arriva alla visione beatifica di Dio. Arriva lassù in cielo, si tratta del limbo. Ma anche i bambini non nati possono essere battezzati. Phew, meno male. Comunque tranquilli, perché ragazzi, tra pochi anni non si porrà più il problema, in quanto il pontefice pare voglia indire un concilio o un concistoro dei vescovi dove, tra le altre tematiche, si discuterà anche sulla revisione del concetto di limbo. Le intenzioni sono quelle di abolire il vecchio concetto di limbo. In pratica tutti i bimbi non battezzati saranno salvati. Ah, meno male. Spero che sia retroattivo, sennò tutti gli aborti degli ultimi 50 anni stanno lì nel limbo a guardare mentre i nuovi nati li passano volando tipo... Bene! Adesso, visto che vi ho chiarito cosa sia l'aborto, andiamo un po' a vedere qual è il mood che si respira in questi gruppi. Non sto dicendo che siano tutti uguali, lo so, sono una belva, stereotipo. Born Again, testimonianze di ex omosessuali e delle loro vite cambiate. I famosi guariti dal gender. Lazzara, alzati e spompi! No, no, non l'ho detta. Fai una scelta di campo. Basta confondere l'identità sessuale dei bambini. Stop gender. Sono loro i discriminati? Stop cristianofobia. Insomma, sintetizzando, parrebbe esserci un pochino di avversione verso gli omosessuali. Ho detto omosessuali? Intendevo i seguaci del demonio. Politica. La corrente nettamente prevalente è quella sovranista. Quindi Orbán, Duda, Trump, Meloni, Salvini... Si ricordano le foibe, ma non la liberazione. Dato niente io. Chi vorresti come presidente in Italia? Like per Trump, cuoricino per Putin, abbraccio per Benedetto XVI. Però così c'è un po' poca concorrenza, bisogna mettere un po' di contraddittorio. Ci penso io. Oh, ecco, ora ci siamo, dai, abbiamo un po' più di rappresentatività. Satana, se vince Soros, vinco io. Gesù, non puoi vincere, io sto con Putin. Clicca like se vuoi che Gesù vinca. Si vola altissimo. Lasciate un mi piace anche a me, dai, che non si sa mai. Poi che dire? Sono un pelino Novax? Ogni epoca ha il suo Erode. No agli esperimenti sui bambini. Questi angeli non possono essere cavie. No ai pseudo vaccini Covid fatti con linee cellulari di bimbi barbaramente uccisi con l'aborto. Io sono obiettore di coscienza e non voglio che i miei soldi vengano usati per fare guerre e per fare aborti, né somministrare vaccini fatti con cellule di feti abortiti o altro materiale tossico per il corpo. Capito? Qualcuno pensi ai Bene, siamo arrivati alla parte clou della puntata. Andiamo a guardare un po' di propaganda pro vita e commentiamola assieme. Cioè, in realtà la commento solo io, voi state a guardare. Però se volete fare qualche commento... Qua sotto potete farlo tranquillamente. Fermiamo questa strage. Oltre 400 aborti ogni giorno in Italia. Ora, a parte i collegamenti improbabili, perché ci sono una miriade di stranieri irregolari, passo e chiudo. A parte le accuse di sostituzione etnica. E di che vi preoccupate? Apposta li fanno venire a figliare dall'estero. A 15 figli a coppia, hai voglia a rimpiazzare. Non per nulla si predica l'accoglienza. A parte collegamenti improbabili. Ma con che coraggio chiediamo a Dio di far cessare le guerre con le conseguenti morti se noi per primi sopprimiamo i nostri figli ancor prima di nascere? Ma la guerra è sbagliata. A parte il disfattismo, soprattutto per questo l'Italia non ha futuro. Ma infatti si sta proprio bene in Gabon, dove l'aborto è illegale. Andiamo tutti in Gabon. Comunque, a parte tutto questo, la cifra è falsa. In Italia gli aborti sono in continuo calo dal 1982 e sono ad oggi meno di 70.000 all'anno. Se in un anno ci sono 365 giorni, vuol dire che in media al giorno sono circa 190 aborti. È tanto? È poco? Non lo so, non mi interessa, non sto dicendo che c'è una cifra oltre la quale diventa grave, però mi sta sulle balle che si faccia disinformazione, anche perché poi si creano delle sacche di ignoranza terribili. Più che nascere in Italia, mi sembra piuttosto molti più aborti piuttosto che nascite. No, signora, stia tranquilla.
In Italia il tasso di abortività è dello 0,6%, uno dei più bassi al mondo. Stia tranquilla, non piovono feti. La logica provita, comunque, è ineccepibile. Uccidere un essere umano è un omicidio. Il feto è un essere umano, l'aborto è un omicidio. Ora, senza commentare la veridicità o meno della seconda frase. Io ho due braccia, il Gabibbo ha due braccia, io sono il Gabibbo. Splash! L'aborto rafforza sfruttamento sessuale, abusi, stupri e pornografia, ma non le donne. La relazione aborto-pornografia è da fuori classe, ma d'altronde. Lombardia, due ragazze subiscono violenza in treno nella stessa sera, mentre le nostre forze dell'ordine sono impegnate per controllare i Green Pass a cittadini per bene. Cavolo, cioè, mentre erano lì a controllare il Green Pass, questo è arrivato dietro e zoom, 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 un fulmine. 2020, 42 milioni di aborti nel mondo. Nel 2020 è stata cancellata una nazione grande i due terzi dell'Italia, una strage silenziosa. E ancora, OMS, nel mondo 56 milioni di aborti ogni anno. Ogni anno una bomba atomica chiamata aborto distrugge una nazione come l'Italia. Stanno uccidendo i tuoi amici, pensaci! I miei amici! Hai sentito, Franco? In confronto il Covid-19 non è niente. La vera pandemia! Allora, in questo caso la cifra è vera, 42 e 56 milioni in due anni diversi sono la cifra corretta. Si vede che erano abbastanza grandi per fare impressione. Però non consideriamo una cosa. Tralasciando l'ideologia, concentriamoci solo sulle cifre. Partiamo dall'Italia. Prima della 194 ho trovato molte stime, ma nessun dato certo sul numero di aborti, perciò non vi riporto dati. Ma le stime erano tutte superiori alle 100.000 all'anno, tutte fuori legge, tutte clandestine e pericolose. Ad oggi siamo sotto le 70.000 interruzioni di gravidanza e persiste ancora una porzione di interruzioni clandestine. C'è stata forse un'epidemia di aborti con la legalizzazione? No, sono diminuiti. È forse nato lo sport del lancio al feto? No. È dovuto solo alla legge? No, all'istruzione, alla prevenzione con la contraccezione, alla denatalità. Andiamo a guardare il mondo. Leggiamo le parole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Negli stati in cui l'aborto è completamente vietato o permesso solo per salvaguardare la vita della donna o la sua salute, solo un aborto su 4 avviene in condizioni di sicurezza. Mentre negli stati dove l'aborto è legale, circa 9 su 10 avvengono in modo sicuro. Restringere l'accesso all'aborto non riduce il numero degli aborti. Qui ci aggiungo che ogni anno quasi 50.000 donne nel mondo muoiono per aborti fatti non in sicurezza, cui si aggiungono più di 5 milioni di donne con invalidità temporanea o permanente. Sentiamo le parole di un'altra organizzazione di p***o satanisti pagati dai massoni, l'ONU. Le leggi restrittive sull'aborto mettono in pericolo la vita delle donne. La posizione delle associazioni pro-vita è quindi fuorviante. I paesi in cui le donne hanno il diritto di interrompere una gravidanza indesiderata e hanno tutti i metodi di contraccezione registrano i tassi più bassi di aborto. Ma pure sull'attualità fanno disinformazione. Amazon a favore dell'aborto. Amazon rimborserà fino a $4.000 a tutte le dipendenti e alle mogli dei dipendenti che decideranno di abortire. Vi invitiamo a boicottarla e a preferire i negozi vicino casa. Difendiamo la vita sempre. Che schifo, quando sento queste cose mi viene voglia di diventare ortodossa. Zia, l'ha detto Bezos, mica il Papa, cosa c'entra? Un giorno si renderanno conto che i loro soldi li possono bruciare, maledetti, sono amici dei Clinton. Mi sembra che il termine Amazon è un sinonimo della parola aborto. Detto ciò, è veramente così? Amazon si è messa a sostituire i buoni pasto con buoni aborto per incentivarlo? Non proprio. In pratica, Amazon rimborserà i dipendenti degli Stati Uniti che viaggiano per trattamenti medici non pericolosi per la vita, come cure bariatriche, oncologiche, trattamenti di salute mentale, servizi per i disturbi da abuso di sostanze e procedure di interruzione di gravidanza. In pratica è un pacchetto aziendale sanitario assicurativo. Suona un po' diverso così, no? L'aborto uccide una persona. Anna avrebbe voluto fare il medico, avrebbe voluto salvare vite, avrebbe avuto 38 anni. Anna non è mai nata, è stata uccisa nel grembo materno con l'aborto. Anna non ha fatto il medico, Anna non ha salvato vite, Anna non ha festeggiato i suoi 38 anni. L'aborto uccide un nostro amico. Mai più aborto. Aspetta, aspetta, te ne faccio un'altra io. Adolf avrebbe voluto essere un politico. Avrebbe voluto genocidiare vite, sottomettendo le razze inferiori. Adolf non è mai nato. È stato ucciso nel grembo materno. Dite no all'aborto. Bene, vorrei tanto approfondire, vorrei tanto farvi vedere i video che girano. Operativamente fanno vedere robe tipo trapanamenti di cervelli, forbicine che entrano e tagliano pezzi di feto.
Ma non posso perché non sono un medico, quindi non sento che ho le competenze per spiegarvi bene queste cose, nonostante siano palesemente delle cavolate volte a disinformare e a far paura. Però mi limito alle statistiche. Prima di lasciarvi con la perla finale, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un mi piace. L'ultima volta ha funzionato quella roba della frutta, quindi scrivetemi la vostra verdura preferita. Così YouTube spinge un po' il video vedendo i commenti. Secondo me funziona, proviamo. Vi lascio con l'ultima perla e vi saluto. Anche in Italia, come in altri paesi, il 20 novembre si celebra la giornata mondiale dell'infanzia. L'aborto è legale e ogni anno si uccidono milioni di bambini. Si cerca di legalizzare l'adozione di bambini da parte di omosessuali, negandogli il diritto ad avere un padre e una madre. Si vogliono vendere e comprare bambini attraverso l'utero in affitto. Si cerca di legittimare la perversione della pedofilia come un orientamento sessuale. 20 novembre, giornata mondiale dell'ipocrisia. Difendiamo i bambini veramente, tutelandoli dal concepimento fino all'infanzia per farli giungere sereni all'adolescenza. Unplanned, tombola, mettiamoci un po' dentro tutto che ci piace. Macedonia. Ciao, alla prossima.